Sono stati più di 200 gli studenti di 10 classi e di 5 scuole umbre, la Pascoli di Perugia, la Alighieri Pascoli e la Sacro Cuore di Città di Castello, il Majorana di Orvieto e l'Istituto Battaglia di Norcia, ospitati a Palazzo Cesaroni per l'evento conclusivo dei lavori del progetto Fissa la rotta nel navigare, incentrato sul concetto di umanesimo digitale, e-democracy, e-inclusion, promosso dal Corecom Umbria in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Gli studenti hanno presentato i loro prodotti multimediali realizzati attraverso specifici laboratori didattici sotto la guida degli esperti Antonello Turchetti, Mariella Carbone e Costanza Amici. Il progetto ha voluto sensibilizzare e informare gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado sulla necessità di rimettere al centro della comunicazione la persona umana e di riportare la rete a strumento al servizio dell'uomo e della società per esplorare le molteplici implicazioni sviluppando una coscienza critica e partecipata. La presidente del Corecom, Elena Veschi, ha sottolineato la validità delle produzioni multimediali degli studenti di ogni ordine e grado e la loro partecipazione attiva. Ogni video realizzato nei laboratori è stato spiegato dai ragazzi delle 10 classi coinvolte. Gli studenti sono intervenuti al microfono e hanno messo in scena anche un originale flash mob illustrativo della loro esperienza. E volevamo sensibilizzare i bambini e i ragazzi che si parte da un'età anagrafica che va dai 9 ai 19 anni, quindi ovviamente sono stati fatti dei laboratori anche differenti per età, e sensibilizzarli all'uso delle tecnologie, un uso consapevole delle tecnologie. La giornalista Sonia Montegiove è intervenuta parlando agli studenti di intelligenza artificiale e insidie della rete. L'intelligenza artificiale non è altro che quella tecnologia che consente appunto alle macchine di prendere decisioni in maniera autonoma. Sapete come? Attraverso algoritmi, quindi regole che noi diamo, regole di comportamento, istruzioni, attraverso dati, tantissimi dati, e attraverso potenza di calcolo. C'è un'altra strada che dovremmo percorrere, che è quella che ci invita a riflettere, a riconoscere le macchine dalle persone, a riconoscere dove ci sono macchine al posto di persone. Voi direte, vabbè, facile, vediamo. Questa qui è un chatbot, si chiama Replica, non lo vedrete perché in Italia è stato vietato dal Garante per la Privacy. Replica è stato in realtà ideato da una persona che aveva perso il suo migliore amico in un incidente stradale e voleva chiudere in un algoritmo, provare a replicare quella persona in un algoritmo per continuare a parlarci. Questi sono umanoidi. Se li guardate, questo è un esperimento di Samsung. Samsung ha costruito dei robot che somigliano anche alle persone, che sono fatti, sono molto simili alle persone. E sapete perché lo ha fatto? Per un esperimento, per far sì che i robot affiancassero delle persone che ne avevano bisogno. E pensate anche noi quanto vorremmo fidarci di tutto quello che vediamo, di tutto quello che leggiamo. E sappiamo invece che con la tecnologia non dobbiamo fidarci. Io seguo un progetto di cybersicurezza, gli esperti di cybersicurezza, uno in particolare dice in paranoia stat virtus, cioè non vi fidate mai, non vi fidate di chi incontrate in rete, non vi fidate di quello che leggete, andate a verificare. E allora la fiducia è chiaro che si può costruire, dobbiamo avere fiducia nel nostro futuro, dobbiamo avere fiducia nella tecnologia. La fiducia la si può costruire attraverso lo studio, la conoscenza. Volevo farvi vedere questa fotografia. Bella? Può piacere. Allora, questa foto ha vinto un prestigioso premio internazionale. Chiamiamolo l'Oscar della fotografia, ok? Nella categoria fotografia creativa. Bene. Fotografo si è rifiutato di ritirare il premio. Perché? Perché questa fotografia non esiste. Cioè, la fotografia di per sé esiste, non esistono i soggetti, è stata completamente creata dall'intelligenza artificiale.
Interventi anche della docente universitaria di didattica e tecnologie dell'apprendimento Floriana Falcinelli e per l'ufficio scolastico regionale la dottoressa Maria Rosaria Fiorelli. Agli studenti non ha mancato di parlare in apertura dell'evento anche il presidente dell'Assemblea Legislativa Marco Squarta.